see you gather before me. Hungry, terrified, clutching your babes to your breast. Emperor Emir has marched his legions into our lands, laid siege to every fortress from here to the Blue Mountains. Rabid and ravenous, he bites and bites away. Men of the North! You stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel to dust your heads with ash. Instead, you wail, why have the gods forsaken us? We must look into the trials we failed long ago. In a time past, our world intertwined with another through an upheaval scholars call the conjunction of the spheres. The gods allowed unholy forces to slip into our domain. The offspring of that cataclysm was the nefarious force called magic. Yet we did not banish it, instead studying the vile arcane for our own power and wealth. And the monsters at our door, the unholy relics of this conjunction. The trolls, the corpse-eaters, the werewolves. Did we raise our swords against them? Or have we laid this burden on others? On so-called witches. Stray children taught the ways of foul sorcery, their bodies mutated through blasphemous ritual. Sent to fight monsters, though they could not distinguish good from evil. The flicker of humanity, long extinguished within them. Yes, their numbers have dwindled through the years. But a few still roam our land. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Related to Ciri's reappearance, it had destroyed a vast swath of forest. Se awa quando accomble me. Fatevi la sub, che dobbiamo giocare a Crash Bandicoot da 30. No, sto scherzando, voglio mo. Sto letteralmente. Mi sono dimenticato di mettere. Oh no, c'è Sora Knight. Ah, Wanyu, avete fatto gli auguri a Sora? Che se non fate gli auguri a Sora vi banno. Allora, fammo così. Naccia, chiediamo. Volevo fare una poesia che mi parlasse un po' di te. Na, 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 na. Sì, è il compleanno di Sora Knight. A Sora viene bannato. Ma appena scadono i 3 minuti ti metto la presentazione. Allora, Wanyu, come vi stavo dicendo, vabbè, mancano 13 sub per giocare a Crash Bandicoot. Ovviamente quando avrò i soldi di nuovo lo comprerò, quale è sicuro. Però se raggiungiamo i 30 si gioca a Crash Bandicoot. Ok, ho fatto dopo faccio la presentazione a Sora. Vediamo, me la fa fare adesso. 55 secondi, quindi aspetto un minuto. Mi metto, ragazzi, almeno i pantaloni, perché se volete io streamo in mutande. Tanto, se volete vi faccio vedere le mutande uomo, tutte nere, i boxer, perché i boxer elastici sono quelli più comodi. Per le mie palle no. Un po' di te.
Madonna, sono fissato. Vabbè, ma metto la webcam, why not? Non vi spaventate. Boh! Vi siete spaventati per quanto sono brutto, eh? Mamma mia, buchi Silvia, l'amore della mia vita. Andiamo a far fare la presentazione. Ok. Ma ti vogliamo vedere. Bagnu, io vi farei vedere pure le mutande, ma mi bannerebbero, non sto scherzando. Mi bannerebbero. Le volete vedere? Io ve le faccio vedere, però non, cioè. Poi vi scandalizzate, mi banano, che già mi hanno segnalato su Telegram, figurati mi banano pure qua, ma. Volevo fare. No, ma to, sta cazzo di canzone che ha messo ieri l'amico mio in macchina. Ieri siamo usciti, io, la mia signorina, mi chiede l'amico mio, era amica con un tipo con cui sta sentendo, poi sua sorella con il ragazzo che io conosco da 10 anni e ci ha messo a parlare delle cose vecchie, io e lui, più altre persone che io conoscevo, quindi io, ieri praticamente. È stato tipo un comeback di amici che non vedevo da tanto tempo e ci siamo messi a parlare delle cose vecchie. E a un certo punto la mia signorina si è scandalizzata quando ha saputo che io ho dovuto quando ha saputo che ho separato due amiche mie da due risse e sono volato a terra. Alla seconda sì, quando io sono tornato a casa pieno di libri di quel giorno che mia madre ha detto: ma che cazzo è successo? E non esci con me. Silvia, io voglio pure uscire. Usciamo insieme, vai, io esco con Silvia, voglio. Io e Silvia usciamo insieme. Vai, vengo a Napoli. Andiamo a bere uno spritz. Andiamo al lungomare di Mergellina. E poi facciamo un film. No, mi dissocio. Allora, ti lascio l'urk, buchi zarchino, vabbè, riuscire con Silvia devi prendere permesso buchi rosso. Facciamo un'uscita a 4. Ah, che gli ormai c'è. Cioè. Vado, raga, ha messo una foto. Allora, io sono stato un po' troppo molesto forse con la mia signorina, perché ha messo una foto veramente bellissima, raga, che io ve la faccio vedere. Quando è uscita con gli amici suoi. Però non ve la faccio vedere in live, ovviamente, sti grandissimi cazzi che ve la faccio vedere in live. Cioè, ha messo una foto bellissima. A posto, grazie, Madonna San. Madonna San. Io ho scritto tipo: bello quel vestito, però sarebbe più bello se Chris Maccioccoso manda in privato, mo ti banno. Io ho fatto una battuta che secondo me in pochi capiranno. Io ho scritto: bello quel vestito, ma sai quale, come sarebbe ancora più bello? A terra vicino al mio letto. Questa è una battuta, ragazzi, che non so se vi prego, se capite la battuta, io vi amo alla follia. È di un gioco. Un gioco epocale. È di Mafia 2, ragazzi, è di Joe Barbaro questa battuta. Joe Barbaro. Mio padre. È un po', no, diciamo che Joe Barbaro è un po' maschilista. Però questo è stato, perché quello più uomo è Vito Scaletta. Poi vi posso dire, Wagnu, il mafia più bello qual è? È il primo.
Ragazzi, Mafia 1 è il gioco di mafia più bello del mondo. Uomo di Skellige. Sì, banna Ruben perché non regala 15 sub. Scherzo, ovviamente, sto scherzando. Che c'è? Che vuoi, coglione di merda? I haven't even got the coin for the journey. Might have guessed you. I should pay you back every last copper. What? Heard a few too many times. Tell you the truth, I'd probably. Drink last night too. Questo mi vuole fregare. Allora, Wagner, no, ma fai una cosa malata, mo. Ah, innanzitutto voglio organizzare una maratona. Ma non ho il PC. Come faccio? Come posso organizzare una maratona senza PC, Wagner? Cioè, fondere la PlayStation. È che mia nipote non mi può... Mia nipote non mi può neanche prestare il PC perché sta studiando per gli esami, il Gulakiv è morto. E giustamente lei dice, se mi rompi questo PC come cazzo studio gli esami? E te ne pure lascio. Volevo fare una poesia. Ieri è stato bellamente bello il ritorno. Se Vagno... Non chiederò mai soldi alla gente. Io sono entrato nella Giulia dell'amico mio. E poi siamo andati a passare a prendere. Mo. Ah, ti vuoi mettere veramente contro di me? Però oh. Ah ma c'ho la oh. E ne siamo andati a prendere, poi giustamente l'amico mio Alessio ha detto ma vuoi che l'accompagno io tanto per non far fare a sei strada, e ho detto l'amico mio, ha detto a sto punto adesso ma fai una cosa, giusciamo noi quattro e così poi lui se ne va direttamente e così è stato, siamo stati un po' in quattro e niente, siamo messi a parlare di cose, abbiamo raccontato una volta che quando l'amico mio, ah questo è un amico mio che ha studiato economia. Sai, lavora con. Sei laureato in economia, lavora con i bitcoin e quelle cose là. Perché lui ha studiato, quindi. Ci sta, eh. Allora, mi ha raccontato alla sua e alla mia consorte. Quando praticamente nel 4 anni fa noi andammo a ballare. E si presentò, tipo, io dissi, oh, ma andiamo a bere qualcosa, prendiamo un secchio, mettiamo i soldi a te. No, vabbè, pago io. Ragazzi, se ne viene con un secchio. A testa di roba da bere. La bomba a mano. Ci ha messo a parlare di tantissime cose. È stato bello. Infatti mi sono tirato alle 1:30 a casa che stavo ancora dai pesci in là. Ma do c'è Bookie Pad. Subito shout a Bookie Pad. Bookie Pad. La presentazione assurda gliel'ho fatta. Ah, vi dice Red. Avete fatto shot? Ma Red, io non ti ho salutato. Scusami, Red. Sono un coglione mega galattico. Scusami, Red, se non ti ho salutato. Sono un coglione galattico. Ah ragazzi, mi raccomando, domani c'è la soratona. Quindi tutti da Sora Nighty perché fa la maratona. Perché oggi è il suo compleanno. E fa 18 anni, non è vero, fa 22 anni, 23.
24, 25, 26, quanti anni ha Sora? Non lo so nemmeno io. Ma sicuramente se li porta meglio, Sora, meglio di me sicuramente. Volevo fare una poesia che mi parlasse un po' di te. A do Go, cazzo go. sta mascella. Cavallo, non ti suicidare. Oh, hai paura. Come on. Nana scritta sopra i muri, na 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 na. Ma appena passa un minuto ti faccio la presentazione, poi la tavola. Agno, ma sbaglio o si droga un po'? Secondo me si sta drogando un po', e lo penso pure io che si è drogato un po'. Magari forse è un posto per scendere senza ammazzarsi, cioè. Metal Darko. Sì, Sara. Sara, la goth mommy del mio cuore. Ragazzi, voi pensate che pure la mia signorina ama Sara? E io ho detto, se vuoi ci mettiamo tutti e due insieme a Sara, facciamo una relazione a tre. Allora, volevo fare una prima, dove c'è sta canzone in testa? Tu sei bella, Sara, tu sei troppo bella. Sì, una bellezza esagerata. I believe in your Henry. I believe in your Henry. Ma dannato alle sabbie che mi ha messo sta cosa di Joe Hendry. Ok, ragazzi, come cazzo ci arriviamo? Non penso nuotando. Eh sì, perché non mi fa capire che strada dobbiamo prendere sto cazzone. Ho capito che strada vuole fare. Siamo stati trimoni noi allora. Hai ragione, navigatore, io ti ho preso per il culo, ma hai ragione. Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. I believe in Joe Hendry. Ma io vi giuro che talmente. Ma sai perché mi fa morire questo? Perché è un meme perfetto. Dannato alle sabbie. Ah, secondo me hai visto che impazzisce proprio il. No, è proprio da qua che dobbiamo andare. Ciao Stray, fate uno shout a Stray. Stray,
Stray Volk. Chi stavi giocando di Redor? Che stavi a sciuqua? Comunque Rosa non è venuta in chat facendo tic tac. Madonna raga, ieri bello, madonna, io voglio giocare tutti i Tales, madonna, vi giuro. Ho visto Tales of Arise da Luca Zack, mi sono innamorato. Ieri stavamo vedendo le Winx da Vix Blade, raga, è stato bellissimo. Siamo noi. Che poi chi ha detto che le Winx le possono vedere solo le donne? E io da piccolo vedevo le Winx, vedevo Miu Miu, le principesse sirene. Prendi il trimone! Prendi il trimone! Lascia il trimone! Siamo noi le Winx, fonte di magia, la, no, fonte di energia, con la magia. La, 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 la. Ma da cosa? Che meme? Pietro, vedi che siccome Tale of Arise è veramente bello come gioco. Io ho detto, io adoro quei giochi che tu ti metti là e ti metti a farmare, poi fai la storia. Secondo me ci starebbe un botto portarlo in live. Un altro gioco che mi Luca Zack mi ha detto di rivalutare è The Last of Us. Ora immaginate The Last of Us giocato in dialetto barese. Quello però lo faremo con la PlayStation 5, perché The Last of Us parte 1 secondo me è meglio della remastered di della PlayStation 3. No, ma qua ci sono i nemici. In fondo al mare. In fondo al mare. Na 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 na. E Geralt il trimon di Riv se ne andò navigando. In fondo al mare. In fondo al mare. Na 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 na. Oddio, ma quali sono le emote di Simply Sakura? Io l'ho seguita tramite Crazy Lou, Crazy Little Lou. Ma Pietro, io stamattina volevo venire in live, però stavo da una mia streamer, amica streamer barese, Crazy Little Lou, che stava giocando Spiro, e qui e stavo pure lurcando un po' da Shireen, sto lurcando da Shireen. Va bene Silviozia di Dio, grazie dell'orc. Posso dire, è veramente simpatica Simply Sakura, è veramente un pezzo di pane. Va bene, lurcatemi, intanto lo so che c'è Bucchi Sora che sta sclerando con Melody of Memory. Abbiamo Messi e Ronaldo qua, la capra. La perla nera, la barca di... Che progetto? Il progetto di prendere il mio cuore? Perché tu sei bellissima.
go. But get ready for them to creak some more. Not likely to find pearls where it's dry. True. But I survived worse during the war. At Rosrock we fought. Sara ruberà il mio cuore. E sarà solo suo per l'eternità. Come on. Pearl grounds out far now. Un esame tosto che devo dare. Azzo! Ma allora speriamo bene. Ah, volevo saltare. Se dovessi passare l'esame, Sara mi offre da bere. Buona fortuna. A me black ones are real rarity. But search long enough and you're sure to find one. Ah, so I'm supposed to do the diving. Well, you see, I've been in the infantry all my life, so I'm not one for water. And my lungs ain't what they used to be, so yeah. Customer's always right. Usa di sensi da Witcher per trovare la una perla nera. Ciao mamma, guarda, sto nuotando come Luca Zack. A sacchiata. Col freccia rossa per pescare a Bari. Se vieni a Bari, ti giuro. Mamma, se vieni a Bari, ti giuro, ti do un bacio in fronte. Oh. Oh. Ma io ho sparato. Se vieni a Bari io mi sposo con Sara. No, scherzo. Che poi, oddio, cioè sono sirene un po' strane, cioè capito? Non sono... In mare si sente uno spento canto di donna, volta subito la nave, capito? Anche se... Beh, poi sembrava tipo... Vampiri superiori, addirittura. Ok, sta...
Dovrà stare la perla in qualche posto qua, sono tutte perle normali. Non l'ho vista se stavo giù. Ma sei Trimone? Niente, Sara, io ti voglio dare la perla nera, però non si trova. La moto la do, moto la do. È che non giusto è, però. Però regà, eppure mi sa che ho visto tutto. Vabbè, per forza che è, bagno. Perché non è che sta una sa, da chi. Ah, ho visto. Hai visto? L'ho trovata. Mo te la incastono in un anello e chiedo la tua mano. Viva le gotiche, culone, sempre. Oh, lo stanno attaccando! Sono fatto no? Splashing must have attracted them. You all right? Nicked in a few places. But if I pull through after sod, I'll survive this too. So, any luck? Black pearl, just like you wanted. Beautiful. Rare. Like my letter. Well, as Constable Natalis would say, you've earned a medal. But better yet, a week's leave and a brothel. Coin will be fine. Oh, yes, about that. Listen, I feel right foolish, but, well, I didn't bring any coin with me. Don't try to cheat me. And earn a witch's ire. I'm old, but I'm not stupid. We'll meet in Novigrad. I'll pay you to the last copper. Foot soldiers on it. Giustamente, mo' a tornare a Novigrad per far pagare. Meno male che apprezzo, ma io ovvio che apprezzo, cioè le gotiche secondo me, io l'ho detto, le gotiche secondo me sono le ragazze che io adoro dopo le rosse, le gotiche, guagnù.
Perché ci sono gotiche e gotiche. Infatti io quando me la facevo a Storie, alla caserma Rossani, ah, posso farlo? Buono. Cioè, vedevo un sacco di ragazze gotiche, ma veramente belle, raga, ma proprio belle, belle, belle. Infatti, voi non sapete che infatti io e Sara ci spose... No, scherzo. Ma quindi non ho capito, cioè io mo devo andare alla... But finding me proved no simple task, for having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing, too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, and cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. Allora, si vede una cosa. Beh, bene. Ma sto fatto dell'English or Spanish mi fa pisciare sotto. Fa tipo, fa English o Spanish e tutti quanti fanno tipo così e non si devono muovere. Mamma mia, i nerd sbagliati che mi fa la, cioè Francesco che mi fa la sabba, mamma mia, grazie, ma si sì, troppo bella. E come dice lui, tanna mannezzoc, il primo morso tarara solo tu. Ottimo, vabbè, diciamo che comunque il barese è quasi simile al napoletano. Poi vabbè, a stare ogni giorno in live con Rosa, Silvia, più altri napoletani, cioè, ormai, sono più napoletano che barese.
Ma è tremao, pagami, fig de patan. Geralt, Witcher and Pearl Hunter. There you are, your coin. Earned every last bit. I'd never have done it with Ellie. Was it worth it? I think so. No. I suppose Letta likes it. Sure as hell should. Pretty damn ungrateful of her otherwise. It's, a bit more complicated. See, Letta's sick. Something's not... Mala, no! Started with a memory she'd forget things then. Then she stopped recognizing folk. Even me. Aspetta, raga, che metto il lurk a buchi sora. We talked a lot about that stupid promise. It was our joke, just ours for years, but no. No. It didn't work. Sorry. As am I. Farewell, Geralt. God's guide you the path. Why not at your waist like everyone else? A posto, messo il lurk a bocchi soli e l'ha lanciato pure i tubi. Vabbè, sì, ma in poche parole, mo ok, tu ciò che vuoi. No, c'è cazzo la prima carezza. Si fa tutte le secondarie. Si gode, si gode. E poi si ritorna allo Skellige. Personaggio. Boh, sto punto lì, boh, facesse... Allora... Vabbè, ma sta qualcuno che posso vendere? Siu. How can I be of service? I need coin. Guess I have to. Of course. I'll order just like that. Besides, you... No, ma io non voglio. Wanna pay back my loan? Splendid. Till next time. Sono sbagliato veramente tutto coso, però, eh. Ah, oh, però Ulisse è strano che non c'è. Ma scusami, ho preso le perle e non me le fa vendere. Bra! Forse serve
Yam. Ah, non Benz. Boh. Peccato che non si possono vendere le perle. Eh sì, perché boh, cioè ci sarebbe stato, secondo me. Non è che forse in creazione messo le pe... Ah, vedi. Ho capito. Ah. Vabbè ragazzi, le posso mandare di nuovo a fare in culo. As Yennefer of Vengerberg told it, there had been a magic explosion in Skellige. Vabbè, sì, mo qua racconterà sempre la storia. It had destroyed a vast swath of forest. Geralt set out for the Isles to join the sorcerers and seek further clues of Ciri's whereabouts. Che poi lo sto caricando. Ma te ne puoi tenere pure dopo 5 le. Volevo fare una poesia che mi parla sempre di te. Con il pezzo di... Bjorg. Cosa vuole Bjorg? Listen, Witcher. There are some weird yablin. You know, drowners. Real problem. Let me guess. They're tearing your nets. Were that the only... Strange. Rurik, my apprentice. Let's talk about my... That's just a bit high, Master. That's just a bit high, Master. That's dear, it is. But could be worth it. All right, I'll pay you what you want. Grazie. I'll take the job. Dealt with. Ma da pagare la terrisse contratto murder già ben. Ulf, mio cugino. Gathering our crab traps off the Kerrig cliffs. Ulf was pulling up a line,
Having a hard time of it. Well, grand, I thought. Cage has got to be full, it'll be a good haul. Then something tugged back and down. Weren't a blink and Wolf was on the water. Called after him. Once, twice, thrice. Then the water went red with blood. That or the monster. Are you Tove? I was told drowners killed your husband. Then you were told right. First the sea took my son, and now my mother. I knew him and left. Chavilla, our son, he went out fishing and didn't come back. My man would walk out to the Kiara cliffs every day to watch for his boat. I told him he can't. One night, he didn't come home. I fetched my brother, grabbed a torch, and we went looking for him. Small comfort, I know. Cioè, praticamente il figlio è andato a pescare, è morto, e quindi giustamente è andato il padre, è morto pure lui. Che presa a male. Volevo fare una poesia. Morto affogato! Morto affogato! Bellissimo! Madonna santa! Vabbè, scusate, noi ci abbiamo già la tana. Perché devo andare? Vabbè, facciamola. Speriamo che non sia una di quelle missioni difficili. Again, slime and rotten flesh. A pelvis, scratched up, all the wide claw marks.
Ok, da là si entra, quindi. E lui si massuta fin da là. Entra, sì. Chi so. Me coglioni! Nel dubbio. Anzi. Un attimo. Allora. Vabbè, mi sono quasi ucciso. Sì. No, ma non c'è proprio un cazzo d'acqua, vedi? Cioè, da qua al massimo. Devo preparare una pozione. Do cazzi anima da. Sì, vabbè, va. Vabbè, la muerte da mamma, però...
Quando scoprirò che l'inventario... Non penso proprio che io vorrei tenere un trofeo del genere sul mio cavallo, ma io l'ho detto. Cioè, mi fa proprio senso tenere queste cose attaccate. Cioè, lo so che mi dà 5 per bonus per 100 su uccisione, però non ci riesco, è più forte di me. Mi fa troppo senso. Ma cos'è la ferma? Mi ha dato spada smussata, attizzatoio. Ma a me non vuoi mai. Ed eccoti Bucchi Silvia. La tosse ormai me la porto da quando sono nato. Comunque qua piove sempre. Cioè, c'è forse mai una volta che non piove da sto cieco. Bjorg! Job's done. Here's the proof. Now why would I want to see... What the devil is that? Water Hag. An old, clever one. She was the danger. Seen a lot of ugly critters in your life. Morays, lampreys, blobfish. Thanks. So long. No, io boh, ho mangiato, io sto bene, cioè, oh, 280 corone, guagnò, cioè, sono pure fattuali. Volevo fare una poesia, basta, mi sta togliendo tutto sto... Ah, sto mettendo la... le emote della danza, che non riesco a vedere bene. Che non è. Giamata che l'ho capito! Sara la più forte del mondo. Ah, sono di Depeche. Cazzo, io sono abbonato a Depeche, manco... Vabbè.
Take it you're good with scissors. It ain't something I usually get. Pesce, pesce. Ci sta. Vediamo. Ah. Tutto rasato tranne la coda di cavallo, vediamo. Ah, è quello che c'avevo prima. Rasata della satura ai lati, corti sopra e quello vediamo. Boh, non mi piace. Oh, ma una bella capiatura, pelato. Bello, sei proprio... Daxis com'è? Ci sta, boh. La barba, la statura barba più... Mamma mia, c'è Kira Yoshida, la più forte doppiatrice di Topolino. Un pizzetto folto e baffi corti. Oh! Ehi, Pluto! Topolino! Gaunch! Stiamo bene. So long. Ah, bello, tutto aggiustato, capì, Daxi. Ma non è che sparo un sordo, guai, ne ho un Geralt di Rivia. Siamo spenduti un mese di terrorismo, spero. Allora, subito shout a chi era riuscito. Subito. Nel dubbio ti faccio questo. Faccio la presentazione, ragazzi, se non seguite Kira Yoshida o Avita Fe Mo, cioè lo dovete fare mo proprio, dovete seguire subito, immediatamente Kira Yoshida. Quindi su, ma cosa non dovevi? Ma ovvio che dovevo, subito dovevo. Tutti ti devono seguire. Oh. Perché a chi sfascia una bot? Vabbè, posso fare pure a bot. Dove sta? Ok. Perfetto. Sono pronto. Ready to fight anytime. Like to have some words with the Outland. It's about my Erica. See her? I got her win today. She's watching.
I don't stand a chance against you. I know it well, but I was thinking maybe you'd let me win. Man, when you die, see a card. All right, we'll do it like this. First fight, I'll take a dive. But then we'll go at it again. Best man wins. Enough of this chat. Fight! Dai, Vanyu, ci sta, ragazzi. Keep together! A posto. Così almeno Valgord wins. Fax. You're good with your hands. Hey, I am. Sei bravo con quelle mani. E la Valgord avrebbe dovuto rispondere: sì, sono bravo, perché vuoi una dimostrazione? E Vargad avrebbe bombato. L'hai vista? Sì, l'ho vista. Attenzione! Attenzione! Shireen, madò, la mia doppiatrice preferita. La mia doppiatrice preferita. Ti stavo lurcando fino adesso. Ragazzi, ragazzi, se non conoscete... Mamma mia, c'è Vix Blade, il doppiatore delle Bratz. Che sa Bratz. Ragazzi, se volete una streamer che sa doppiare bene, sa disegnare, sa cantare e sa intrattenere, dovete seguire Shireen. Cioè, Wanyu, vi giuro, è veramente fenomenale questa ragazza. Sia lei, sia Kira e sia Kika andrebbero seguite all'istante. Ma stai zitta, no? E facciamo anche uno shout a Vixblade. Poi lo faccio così perché... Cioè, ma non è come noi che siamo doppiatori a chiacchier. Cioè, lei è veramente doppiatrice stupenda. Nel dubbio, Vix e Shireen, se volete. Abbiamo il Telegram. E basta, è Discord. Se volete, Shireen e Vix, se volete entrare su Telegram, siete i benvenuti. Ovviamente Shireen, io come ho detto a Kira, a Kika e a qualsiasi ragazza entrata sul gruppo, tu se entri sul gruppo e c'è qualcuno che poi da lì ti contatta in privato perché vuole fare il furbo, mi avvisi in privato e me lo mangio vivo poi. Tournament rules. The fighters are both upstarts seeking to prove their grit and brawn and courage. Quindi statevi tranquillo. Let's start. Well then, fight! By the rates of Morhawk. Stavo però Venskiter, ma. Va bene. Ovvio. Ah.
You've two bouts more before you can challenge for the title of best in Skellige. You've got to defeat Einar, to be found on Faerûn, and one Grim of Helm. Ok. Ovvio, io sono la vostra guardia del corpo. Diamo il benvenuto a Shireen, poi nel dubbio se vuoi entrare... Ok. Dimmi. Guardate che sticker vi mando. Stavo dicendo Vix a Din Kun, ha detto se riesco, cioè biglietti e aereo permettendo, organizziamo tipo il derby allo stadio il 22 settembre. Mamma mia, potete realizzare. Sarebbe bellissimo, raga. Il derby con Din Kun. Poi live da casa di Din Kun. Sarebbe stupendo. Vabbè, ma se io voglio picchiare... Cioè, mi la dà come seconda... vedi. Sconfiggi Einar, sconfiggi Grim. Carissimo, ti lascio in sottofondo mentre mi preparo. Che è 18. Vado live. Kira... Appena attacchi, io vengo a lurcarti. Quindi buona preparazione. TVB tantixm. Ehi, addirittura, ma che... ma Grimado, ma... Prego, prego. Prego, vi... Kira. Boh. Però se volendo possiamo andare da là. Vabbè, tanto devo andare da qua, è tipo tu qua. Volendo si può fare, cioè... Però aspettiamo, sì, dai, livelliamo un po'. Che ci fanno il culo. Cioè, sì, siamo a 19, a livello suggerito è 30. Facciamo almeno 22, 23. Boh, non lo so. This has gotta be Yen's room. She always did like space and the luxury. Qua posso dividere. Ma posso immaginare. Visto che questo me li devo vendere. Mi fa l'ansia. Una spada per le streghe. Allora. Inventario, ci dobbiamo vestire bene, raga. Purtroppo, tunica di Skellige, calzini di Skellige.
something I'd ever wear. But what don't we do for... Who exactly is she to me? Ma toh! Ma è il cinghiale del CEP questo! E dovevo farlo per la missione. Questo è un esemplare di Kryzen cucinato bene. Ciao Kryzen. Greetings. I'm Geralt. The Witcher known as the White Wolf, I know. Sì. I'll be fine. Beh, sì, dai. Vediamo cosa c'hai. E allora se ti posso vendere. Sì. Mando cinese 2. Bella coscia di pollo. Vuoi dire che sono sbagliato tutta la strada? Perché non seguo mai il Tom Tom qua io? Penso sia di qua, Wagnu, poi non lo so. Alle scale piace cambiare. Ma esci chi è? Pare che sto casci da recaio, cu serpendo. Ma cu sta sputando l'anima. Vabbè, nel dubbio salvo perché... Niente. Niente. Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's trouble is very much derived from it not being a... Ah, due al prezzo di uno per Geralt oggi. The king of the Isles is a more symbolic position. Però Yennefer è più bella nel gioco. Cioè, Yennefer, l'attrice, è stupenda. E Trisk nella serie TV è un po' meh. Introduce me.
This is my friend Geralt. My friend. Widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me. But on a day like today, I'm afraid I cannot indulge. Cioè, secondo me dovevano scegliere un'attrice un po' più quasi uguale. Perché Yennefer, raga, nella serie TV è buona a morire. Triss un po' no, anche se a me piace Triss. Cioè, mi sta piacendo Triss. Fatemi fare una cosa. Good thinking. I don't know what Kraft wants. When we meet with him, we should have clear minds. I'm not gonna drink. Why dull my senses when I'm in such pleasant company? Do you plan to compliment me or leave? I plan to tell you what I think. Ma quella la sta tipo guardando Yennefer, come dici mo, ste bon. Buonasera. Oh, è qui che abbiamo. Sì, la ragazza di Ven. Poi vabbè, Henry Cavill, Best Witcher. Poi hanno messo un altro che è Madonna, sa. Beh, che cos'hai? Vediamo, visto che tu fai the best in the world. Armatura di Undvik. Che poi, ragazzi, scusatemi, quanti soldi c'ho? 786. Ok. Allora. Allora, farsetto cadveniano, che poi queste sono tipo 27, 80, 32, ma questo 110, cioè è ovvio che costa 6. Mamma mia, la succia più bella del mondo, ciao Fede, come stai? Vedi, costano. Però volendo si può creare anche, vero? Esatto. E questa non costa manco un cazzo. Cioè manca solo una placca di acciaio scuro. E volendo si può fare. Si può fare la corazza angreniana, i guanti d'assassino se fai i pezzi di cuoio. Sì. Pantaloni. Si può fare i pantaloni pure. E stivali da boia posso fare pure. Però il livello richiesto è 24. Però volendo lo posso anche lo posso fare. Bene, bene, tu come stai? Ah, possiamo fare questo. 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 E stiamo a posto. Cos'è che mi serve? Placca di acciaio scuro. 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 Ah, di acciaio nero. Lingotti di acciaio nero. Guarda da chi è lingotti di acciaio nero, mo. Fatto. Però abbiamo fatto una placca di acciaio scuro. Ce ne servono due. E quindi mo ci serve. Dove sta? A posto.
Per questi possiamo pregare, insomma. Scusate, sto craftando delle cose. Quindi possiamo fare la corazza angreniana con questa qua, i guanti d'assassino. Uè, chiare. Come monete insufficienti? Cazzo. Ma pare sì. Allora, aspetta. Quanto cazzo mi è rimasto? Oh, 89. Come stai, chiare? Allora, fammi così. Vendiamo l'armatura Nifal. Questi qua. E al massimo possiamo vendere. La ce la dimostro. No, dovevo vendere qualcosa, se tipo che. Sì, ho fatto già tutti, sparito, rieccolo, sto qua, voglio sto qua. 171. Qua. Ma qua ci vuole addirittura pelle di dragonide. Ma manca pure di stivare. Gasclere è brutto, ma gasclere è brutto. Vabbè, manca questo, però, ma manca, facciamo i soldi. E niente. So long. Spesso tutti i soldi per sto coglione. Bravo. Aspetta, fatemi fare una cosa. Ciao Sherlock, ciao Zarco, ma sai che è la prima volta che scrivo. Uè, trovo buon pomeriggio. Ok, ciao Panzer, Trimone, ciao Sherlock. Vabbè, Chiara, già lo sai, shout a Panzer e Sherlock così, al volo. Ok. Ma sto qua. Ovviamente seguite anche Kira Yoshida, Shairin,
Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. Questi gli faccio io. Diventa un brother in Bandicoot. Esatto. Dove sta? Facciamo prima lui. Nice to meet you too. Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Croc on Crate. Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his daughter Ceres. Follow me. Okay. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious Witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Yammer and I were children when you last visited Ordor. But you should meet your feast mates and sto avendo problemi con Apo. Kirito, fate uno shout a Kirito che ieri era in maratona. Kiritona. Seguite anche Kirito Senpai, ragazzi. Ceres, I'm afraid, is the daughter of a Jarl Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. Do you know every last one of them dreams? Vabbè, Wanyu, siamo entrati in Valhalla. Likely not. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feet are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to her about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? Boy. He didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating. Okay. But I would have won then, as I'd win now. Now you mention him. Just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat, eh? So you in? If the Witcher's in. Geralt? Honored to be asked, but maybe some other time. Shame. Enough of the natter and let's drink. Beviamo! Service. Pass the mead in a tankard for the man. To Bran, may he want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. Poi a chi altro dobbiamo fare la presentazione? He's been great company. Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must. Aspettiamo 50 e 28. Eccolo Ulisse, che così sei perso. No, in realtà ti sei perso un cazzo forse, dalla trama. Oh, ti sei perso solamente. Allora, ti sei perso il contratto dei Mur de Yablen. E sta qua. Ti sei perso e basta. Ah, è la perla nera. Ti sei perso queste due cose. Ah, e mi hanno dato questa missione secondaria. Pugni furiosi.
che all'inizio l'ho fatto perdere, ho perso così, quello bombava con quello. Alla seconda però ci sono dato un cazzotto moccio su Acis. Ah, oh, buono, buono. Ceres, si è una rossa, io adoro le rosse. Sad when someone like Bran dies. Everyone says he was a good king. It's not fitting to speak elsewise about the dead. È vero. Bran spent his life at sea. And while he was away, old feuds flared, devouring the isles from the inside. Folk grew furious. Came and there was no one to mediate, resolve quarrels. È sempre vero, ragazzi, quando muore una persona parleranno sempre bene. Aspetta, chi era il re? Farewell. Hello. Why Witcher 3 combat feels clunky? Send rate. Ma come lo posso dire in inglese che non riesco a parlare? Sherlocky, se sei... grazie Sherlocky, sei un bombone per chiato. Ok, adesso facciamo pure... Sì, è una cosa in barese. Ok, fra 2 minuti posso fare di nuovo la presentazione a Sherlocky pure. Mi raccomando, Wanyu, seguite pure Kirito Senpai che è troppo forte. Ah, sta pure Sara, godo. Yaldona and Hinda and Yarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time and I'll chop off your head, stick it on a pike and piss it. Perfetto. Enough! Time to settle this. Here and now. Oh, giving me a true freight right now. Shut my best trousers. Guagnù, io lo so leggere, ma parlare non è scomplicato. Settle this outside. Who the fuck are you to advise me, eh? Someone with better manners. You insult Bran's memory and craft's hospitality with this. Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouthy, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk. Stai esagerando. Lugos just realized I don't give a damn about your hallowed rules of hospitality. Sì, sì, la serie è bella. Vabbè, Vanni, un attimo che spacco di mazzata su Trama. Pungi come un... cellula vola come una farfalla. Mamma mia, e sì, è Mike Tyson, Muhammad Ali. Had enough. You got me good. Vola come una farfalla, pungi come una era così, ho sbagliato la battuta. We'll call it even.
Chiara, poi ti mando la foto di Geralt a petto nudo. Il bro del Zarcone di Cedis, poi c'è loro babbo che è capo di Yankrite. Ha già capito. E poi ora è morto, che è un'altra cosa. Ha già capito. Sì, ma sì. Ok, fatemi fare un'altra presentazione. A posto, le ho fatte tutte, penso, Wagno. Fatemi caricare il telefono. Ma troppo gentili voi che passate il tempo a vedere un trimone che gioca a The Witcher, più che altro. Matters to discuss later. Matters that require a clear mind. I remember. Drink like you fight, and we're in for a good time. To Bran! To Jarl Madman Lugos and his madness. Forgive us. We should mingle and talk to some of the other guests. Scusate, devo parlare con il culo di Yennefer. Con Yennefer. Sì, basta, 30 minuti di porta da carica. Now we pay a visit to Ermion's laboratory. No, è che ha detto. Because we've not been. Comunque, Sherlocky, Chiara, spamma i social anche per Sherlocky. Anche per Kirito e chiunque volesse entrare su Telegram e Discord, così andiamo. Non è Jennifer, è Yennefer, non Jennifer. C'è la cozza di Yapige. Amico mio si è messo a ridere che aveva scritto Interforce. E vabbè, è stato accorto. Di a Jennifer, stile del lone, o me la deve la prendere. Vabbè, raga, tanto abbiamo portato a letto Keira e Knightley. Ci siamo bombati Triss. Non c'è due senza tre. Scritto Jennifer, ma pronunciate Jennifer, bravo Sherlock. Anche se qua sta scritto con la Y, quindi non so perché. Mi sembra giusto. Voglio, io ho detto, se fossi bello la metà. Oh, no, placca d'acciaio. Se fossi bello la metà di Geralt, pure io forse. Geralt vodka Segal, no, me ne frega niente dei libri. Sì. Yennefer, che cosa mi stai, dove mi stai? Oh, Wave, hai visto? Chiara Wave. Zarco. Oh no, l'ha fatto di nuovo. E niente, si è fissata. Benvenuti nell'Animus. Nascondiamoci dietro l'arazzo, perché poi a Geralt si drizza il...
E qua non dico più niente. Che maialoni. What about nightingales? All right. Nightingales. Esatto. Eh no, perché dovevo stare bene. Ah, ma pensavo che si fosse baciato con Yennefer, perché la danza stavano lì in là. Guarda che si tocca i pantaloni, Geralt. Dillo che ti sei un po' emozionato, eh? Gli si rizza il mazzo di carte. Eh sì, dovevo, Ulisse, per la missione dovevo. Guagno, a me Yennefer ha detto, cioè, vestiti bene, fatti una bella acconciatura. È ovvio che Shumudishi Yennefer che mi aggiusta la cap, lo faccio. Secondo me l'unicorno si era scaffato del no. Comunque ragazzi, vi ricordo come sempre che se raggiungiamo la sfida community delle 30 subs, gioco Crash Bandicoot, la trilogia. Esatto. Mancano solo 12. Ma Magnus, se io gioco a Crash, io veramente spacco la PlayStation. An indication that we're near his laboratory. It also sense a clear nature. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along. Way, Depeche! Shout out, Depeche! Depescione, come stai? Vabbè, ci sta, era un discorso costruttivo che dove abbiamo parlato bene. Voilà, presentazione pure a Depeche. Seguita Depeche. C'è un po' chat e un po' lurk, va bene, Sherlock, lo sai, noi siamo qui. Infatti domani da Sora Nighty, dalle 3 alle 17 io ci sarò ospite da lui per parlare sia di Kingdom Hearts sia della Disney, quindi non volevo usare la Queen. No, Magno, volevo fare una battuta, però non so se sarebbe contestuata, perché c'è tipo, allora, cercherò tipo di farla in maniera, no, non è neanche la battuta, è un meme che è nato su TikTok, che boh, che ne so, tipo, c'è questo meme su TikTok, che ci sono alcune ragazze che dicono io scelgo l'orso, scelgo l'orso, scelgo l'orso. Non capito neanche da dove cazzo è partita questa cosa.
Minchia, se scelgono l'orso, io ho veramente paura che si trovano un coso del genere. Va tipo dall'orso e gli dice: tu non mi capisci. E l'orso fa: che hai? Niente. Che hai? No, niente. Ti sei mangiato tutto il mio. L'orso si incazza e fa: ci vorrebbero tipo i Griffin per spiegare una situazione del genere. Sì, perché boh, non so da come è nata. C'era un TikTok di questo Florian che combattevano per cioè faceva sta accusa e le ragazze sotto scrivono: io scelgo l'orso, scelgo l'orso. Quindi boh, non lo so. Io non capisco di sì meme. Tendo sempre a farmi i cazzi miei. Are you all right? Cut myself. The door is locked. Ah, e le donne hanno scelto l'orso. Ora ho capito. The animals, they're alive. Yen, watch out. Cazzo, devo mettere. Non ho le armi. Avesse mamma, tuo professor Lupin. A quanti cazzo di orsi stanno? Boh, ma non lo so, perché ogni tanto escono le schiacce. Voglia dei pesci che l'ho schiacciato. La so schiacciata proprio buono buono buono. Mind if we never mention this again? Naturally. Doors open. We'll proceed as soon as you've collected trophies of your kills. Let's go inside, Gerald. Ho fatto veramente questo. Sono un drogato. I'll lock the entrance. Sericania, acqua ducale, la candela, il clan dell'orso, Zirlak, il clan dell'orso, Zirlak. Voi non lo conoscete, Zirlak. Fratelli druidi, vi avverto che arriva una maga, è arrivata da Skellig. Si chiama Yennefer e viene da Vengerberg. So che siete immuni alle lusinghe femminili e che non vi lascerete irretire da una donna, da una gonna aderente, ma intendo comunque mettervi in guardia perché è anche molto intelligente e affascinante. Conosco bene Yennefer, ma ignoro cosa ci faccia a Skellige. Ne avrebbe senso chiederlo direttamente, dal momento che è nota per la sua astuzia ed eloquenza. Purtroppo non
cerco di essere doppiature, ma non sarò mai bravo come Shireen e Kika. Fatemi fare una cosa nel dubbio. Non si sa mai. Non dice mai. Non dice mai ciò che pensa, ma solo ciò che può compiacere l'ascoltatore. Non è una maga di seconda categoria. Spesso si è seduta a tavola con il al fianco dell'imperatore di Nilfgaard in persona. Mantiene rapporti con le corti di tutto il mondo conosciuto e ha la rara abilità di manipolare gli altri a un grado tale che qualsiasi diplomatico le invia tale dote. Yennefer ha dimostrato un insolito interesse nei confronti del sito del cataclisma che stiamo studiando. Non le ho dato il permesso di avvicinarsi, ma tenete comunque occhi e orecchie ben aperti. La maga di Vengerberg è testarda e sa come ottenere ciò che vuole. So che in passato ha avuto a che fare con Crouch e suppongo che abbia intenzione di sfruttare questa antica amicizia a suo vantaggio. Anche se ancora non so a cosa miri, lì, per la verità. Vi scriverò di nuovo, non appena ne saprò di più. Che il padre della comprensione vi guida. Che il potere sia con voi, fratelli. Ermellino. Gli abitanti delle isole Skellige vanno a fare keynote con la caccia, ok. Didn't expect this. Large female. A child's skull. Look at this. A detailed map of the Northern Kingdoms. Even shows spheres of influence. Esatto, Ulisse, va. Guarda. Questo sono io che penso a che figura di merda ha fatto l'Italia e gli europei. Looks like Armin places something in the statue's hand. Something else. Gotta look around. A goat carved out of linden wood, signed to Uncle Ermion. Little C's handiwork. That's what she. La spada nella roccia. Sword in a stone. Things begging me to pull it out. It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. Peccato. Laboratory worthy of an imperial alchemist. Wait, Lord Panzerotto, ma lo sai che su Twitch c'è il nipote di Luca Ward che stream ogni tanto? Bravissimo ragazzo. Il nipote di Luca Ward. Oh, Yennefer, dosti nulit. Goes in for light reading too. Il cadavere di 9 gradi. Triple mead. Seems Ermion has real tobacco brought in. Yes? Ermion's wand. He's one of the few druids. La bacchetta. Fanciulli, io scappo, a presto, grazie per la compagnia, ma grazie a te Kira, riuscito. Che è riuscito? Ti faccio subito. Oh, madonna mia, c'ho troppe cose aperte. Devi attendere 3 minuti. Ah. Vabbè, nel dubbio. Seguitela così nel dubbio. Buon proseguimento e buona lives. Che cosa mettiamo?
Prego, prego, prego. Vai, seguitela tutti. Need something else. Tutti. Io salvo perché potrei morire. Allora, Vagno, io direi che secondo me Armelino, magari. How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Seems like it worked. Who would have thunk? Sono fortissimo. Sono fortissimo, io non voglio. Ciù di caffè. Ma sono troppo. Aku Aku! La maschera di Aku Aku! Vagno, è la maschera di Aku Aku! Vagno, non sto scherzando! Io volevo fare la foto, ma non me la fa forse. Ah! Just wonderful. Hear that? Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. No, regà, e mo. Cazzarola. Pensa che. The damn druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. Mi sembra ovvio. Non sono riuscito a fare la foto alla maschera di Aku Aku. Perché? Ah, così? Ah! Ah, ma Chiara, ti stavi lamentando? Ah, ma Chiara, ti stavi lamentando? For what? We must talk to Kraft. Why? Think he misses us? Because I missed you. Chiara si stava lamentando. Cioè, ah, ma... Ah, Chiara. When are you gonna finally burn this piece of junk? My heart couldn't. Ah, così debotto. So many memories. Damn it. Vabbè. Do you have any idea? Va bene. Come here. We got a. Ah, Depeche, levette. Hai visto Depeche?
devo dire che è molto esotico bombare su un cavallo, eh? È molto esotico, posso dire. Ah, l'unicorno è quello. Ah! Ecco perché. Ecco perché diceva l'unicorno. Vabbè, qua ormai. Beh, che fretta c'è, Tom? Dove si voltati? Cazzo, l'hai vista nuda, mo stava voltè. Boh. Dai, è questo. Comunque, adesso ho capito la scena dell'unicorno, della lettera. Cioè, hanno letteralmente bombato sull'unicorno. Complimenti a Geralt. Allora, fammi avvisare la... Avviso la mia signorina dicendo, senti, possiamo bombare su un unicorno. Scherzo, ovviamente, mi dissocio. Ha già capito, Ulisse. Ma Ormelander e Stormfront. Se mi taglia la... Avete presente come Geralt taglia le teste e le braccia? La stessa cosa. Con me però. King must be wise. King must command respect. A king must have bollocks. We've no land of men like that. Oh, per il momento siamo a tre bombate comunque, eh. Siamo a tre bombate, Keira, Triss e Yennefer. Tanta roba. Ma spettacolo, devo andare a sentire Russell Crowe allora. Ma mica bisci, raga, io a Sanremo l'ho visto parlare più italiano lui che non Antonio Cassano quando è nato. Comunque, onesto, Yen, cioè Geralt, Grand Trombird the Farm. Remember well her nan, her mother, what they were like. Say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble. And you seek her. That's right.
you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. I'd mark such a storm. Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, a site upon which the druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Art Skellig's my eye. With my permission to investigate as you see fit. Viggo Mortensen, mitico Aragorn, che lo parla perfetto. Aragorn sarebbe quello di... Eh sì, Aragorn è quello di... Oh, signor Dan... Sì! Aragorn. Sì, ok. Ma Tolkien... Cioè, ma... Guarda, io posso dire una cosa. Ho preferito... più leggerlo, forse. E mi sbaglio. Preferito più leggerlo che non guardare i film. Cioè, leggerlo per me è stato meglio dei film. Perché forse non so troppo... Non lo so. Wondering if I should talk to Ermion. Leave that to me. Go. So you can find your Ciri. If any ill befell her here, an Ard Skellig on my watch, I'd never forgive myself. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Anvol! Tell the druid I must speak to him. At the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Unvik. Set off and has yet to return. Well, Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off. Va bene, va bene. Welcome what remains of Clan Tordor. Il mio Pixel Tolkien. Ha già capito, poi me lo guardo. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believed. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oska, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. Thus, I thought to ask. You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. Take it, Ceres wants to lift the curse. There's no curse. Vabbè, è una santa donna. Ceres has decided she must marry Hjalmar and sought out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? Did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain why she's mistaken, she just might come to her senses. So, yes, I ask that you explain things to her and bring her back.
If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. And now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ardskellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. A successful feast on all counts, Bear. I will see you later. Ah beh, aspettami però! Yeah, se ne va a portare, capì? Prima mi bomba e poi se ne va. Allora, cambia un vestito. Che è successo? Ah, oh, Sora, il raid di Bukiru. Ah, è vero, io stavo lurcando da Ruben. Bukiru ben ha fatto il raid. Grazie per il follow, bomberone. Ciao Phoenix, Sora. Ciao Phoenix. Ciao Dark, ciao Sora, ciao Pietrozzo, ciao Rosa, ciao a tutti. Come state? Vi siete persi una scena di sesso selvaggio tra Yennefer e Geralt. Uff, uff, c'è Rosa. Mamma mia, Xems. Allora, fate gli shout a Xemnas, Gamepad, Sora e Sora. E io faccio così. Innanzitutto, se a ma non si dice stronza. Tanto, al massimo io posso fare il replay. Il replay, cioè, capito? Scherzo, ovviamente. È un tremendo, tu sei tremendo. Stavo, Manu, per fare la presentazione a Sora lo stavo bannando. Oh, seguite Sora Nighty. Poi, fra due minuti, faccio la presentazione a Dark e a Xemnas. È vero che stavano appannati, ma non come ci non so visto da perché Geralt è nato due volte. No, ce l'ho, lo so. Gli stivali devo fare perché sono venuto il terrorismo. Seguitevi tutti. Se, come dice Taro Misaki, seguitevi tutti. Poi. Mo Dark, tu stai giocando Resident Evil 0, bellissimo. Io l'ho adorato Resident Evil. C'è anche Stray, quindi shout a Stray. Vediamo se mi fa fare la presentazione adesso a Dark. Devo aspettare 37 secondi, va bene, sta tranquillo. Però. Allora, vi siete persi, vabbè, ma questo l'ho detto. Missione secondaria, il signore di Undvid, possessione. Allora, andiamo a vedere dove sta Ceres. Zarco ha fatto bravo chiaresi in un muoster. Birna. Ah, frate, mi volesse parlare con Birna. Non può parlare con te, Usenzek. Oh,
Hey! Wonder if ha sparsciuto Wagna. Sì, la Ceres. Oh, davvero, Ceres, come cazzo si chiama? Ma Pasca è da un bel po' che non lo vedo in live. Mi spero che sia arrivata la cosa. Ok, fra pochi minuti, fra due minuti farò la presentazione a Xemnas pure. Ma meno male che si è infatti. Ma mi dispiace il mio Pascanazio, il mio rumeno preferito. Allora, sono provincia di Bari. Va bene, chiaretta, grazie assai. Grazie assai. Vediamo se mi fa fare la presentazione a Xemnas. A Xemnas l'ho fatta la presentazione, vero? L'ho fatta a Dark Sora. Xemnas manca. A posto. Allora, aspetta. Ah, ok, non ricordo. Questa è la più grande fucina di Whiterun che questa di schegge. Ok, ho letto. Le sulla regione, come sono? Sabato. Senti, di regola sì, Ulisse, se non saltano. Sono stato a tanto, c'è notizie che facevano il corso come di bar. Ma spettacolo. Ma basta farmi sciogliere. Ho fatto la presentazione, Xemnas, cioè. Insieme capivo poco, ma adesso mi ero abituato. A me mi sta facendo fuori. Vabbè, ma se te l'ho fatto, sì, perché non dovrei farlo? Dovete seguire Xemnas. Allora, io vediamo chi posso lurcare. Ah, vedi, sta una persona che devo lurcare. Lasciamo il lurk a questa stupenda streamer di Kira Yoshida. Grazie Dark, sei un bombone. Non lo so, ormai è tipo un meme che interessa di fare. Ah, io ti ho fatto l'SEO e ti ho fatto. No, è bello quando ci insulti. Infatti gli amici miei ci insultiamo tipo ormai come per meme. Ora mi si diai. Sì, c'è uno streamer siciliano che dovresti seguire, secondo me, bombero, che si chiama Mr. Whiters. C'è anche Saette che è siciliano. Ah, ma te li faccio. Ti dico i streamer siciliani che io conosco più che altro. Uno vabbè ha smesso però che. Okay. Allora. Uno e due. Anche Dragon, vedi? Pensa che era così? Sì, a posto.
Vabbè, ma voi vi conoscete. Ah, vabbè, poi tu sei siciliano. Ah, vabbè, intanto comunque lo shout al pure Kairi. Madonna, quanti siciliani conosco. Vabbè, ma Kairi la conosce Bombero, penso. Sì, e voi. Kairi penso che la conosce. Allora, questi tre sono di... E chi è Miss Mick? Sono... Però, se li vuoi ti piace seguirli, GG. Oh, bravi, bravi. E per l'acqua. Ora mi si giai. No, aspetta, ora mi si giai. Ora mi si giai. Devo imparare... Vabbè, visto che avete detto che questi capelli facevano cagare... What can I do for you, Trump? Can you trim my hair? The way it is now, it gets in my eyes. Vai, le metti di prima. Abbo. Ah. Skillata come player, la vedi su Go Up Player con il dance pad, forse il boss del Shonen del Ring. No, vabbè. Però capisco bene se la questione visto che... No, vabbè, mio padre è del libertà, mia madre è di Santerum, quindi sono metà metà ormai. Un ibrido. Come cazzo ci entra? Va bene, bene, a frappè, bomberò. Welcome to the home of Jarl Udelric of the honorable clan. Greetings. Wanted to see the Jarl. Enter. Jarl's still speaking to his seer, but they should finish soon. One thing. Watch where you stand. How come? Jarl's not too fond of light. Makes it easy to trip. Jarl must have dreamt. Il Don Vito. Sì, Santerum in colle. A giant sea snake swam up and bit my arm off. The gods have spoken. A sacrifice is needed. To my mind, it's about you defeating a snake, Jarl. No, they demand a sacrifice. I'm sure of it. It's time. We must wait for a clearer sign. At least till your next dreaming. I don't need no more signs. Looking for Ceres. Heard she stayed here. Montrake's daughter. Aye, she was here. Where is she now? What? Ceres. Where's Ceres? Dunno. Dunno. Enough of the questions. I say something wrong? You must forgive the Jarl. Hasn't been feeling well of late. Is he sick? He didn't seem quite right during Croc's feast, but... Forgive me. I must go to him. Where's Ceres? I've got to find her. I don't know. Ask around. Great. Ah, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. La corda la userei per... No.
Donna di Skellige. Nary a soul for months, then one day guests from afar start dropping like rain in springtime. You weary traveler, hungry? Looking for Ceres, Jarl on Crate's daughter. Ah, you found her, or near to. Lass was just here. Know where she might have gone? Took an interest in our yard. Per i tuoi bondage, ma che cosa? Who are Bergthora and Eirik? Years ago, Eirik was close with the old Jarl. Was the Jarl that helped him win Bergthora's hand. They lived toward the east end of the village. Ma che cosa? Siete pazzi. Bless you. And my blessings to Ceres when you see her. Sorry to interrupt. You need something? Come. Thanks, but I'm short on time. Ma cosa, yeah. A girl named Ceres. Kraka, Crake's daughter. She was here, but I've not seen her away. È vero, Darth Elwood. Take care. The blood of kings. Ha da prendere cosa da mangiare? Ho fame. Ti vorrei dare questi guanti. Spada d'argento perfetta. Spada da Gwenna, spada d'argento. Antagonista, Toran. Senza soldi. Ah, boh. Farewell. Mo sto rimasto con 21. Ho preso a fuoco perché giustamente faceva freddo. Asprazzi, aspruzzi. Parliamo con Bergthora. Lucky chap you are then. Truth be told, I'm taken. But village is brimming with lovely girls. You say lovely girls? Where? Maybe you want to be willing to show me around the island. Well, there's Vea, lovely one, Cooper's daughter. Though, nah, she's got teeth like fish hooks. Now, Debo, there's a fine lass. Teeth bang on straight. Though, there is a growth under her right eye. Maya's got a right dreamy face. If not for the bone rod and her right foot. Ah, nuts. Now I give it a think. Well, none of these lasses are really appealing. I'm looking for Ceres. The skinny thing. Lovely doe eyes, true, and she's from an honorable house. But the lass is gaunt as a sapling. I don't know where she is, and her father... Tell Krach to calm down. No Skellige lass can perish in her own eyes. All right, she was here a few hours. Went to find me man Ira. Needed to talk, she said. They should be on the beach, t'other side of the island. Thanks. Take care. Good luck searching.
Yes, bello come Pierre Dumas. Saris. Must be daft. You helped me with the sea devils. Where's Saris? Tell me. Just about our Jarl and his family. Went to Odelbrick's old family home. Yonder on the hill. Thanks. Farewell. Non mi sciapichi qualcosa da mangiare, da perché sto gammarid fa. Devo stuzzicare qualcosa. Voilà, i miei ringo, cioè ringo, biscotti. Ormai se non mangio qualcosa ad ogni live non sono contento. Ho letto qualcosa, tipo a livello di giallo ed altro, non mi ricordo quasi più niente. Però sì. Riuscite ad avere qualche soldo, forse riuscirei a leggere di più. Mock amount, alla fine da. Going anywhere. I can't.
carried her out of there a moment ago half dead. I have to. You have to tell me what's going on. So what's this sword all about? It's Brokvar, the ancestral sword of Uderic's clan. I need it to lift the curse that holds Uderic. A curse? Long story. Years ago, Uderic... Sì, meno male, Uli. As custom has it, the clan's sword should go to the firstborn son, Uderic. Meno male. His father gave Brokvar to his little... Cioè, godo assai. Serious insult in these lands. Serious enough for Uderic to break a sacred law here in Skellige. He openly questioned his father's decision. Guessing the old Jarl couldn't let it pass. They chained Uderic to a pile, up to his waist in the sea. Spent 3 days like that. When his punishment ended, he and Aki sailed out to fish. Got a feeling this trip didn't end happily. Your feeling's right. There was an accident. A storm broke out and Aki fell overboard. Uderic had his hands full with the sails. Didn't hear his brother until it was too late. Didn't hear? Or didn't want to hear? Some folk on the isle had the same doubt, but none would mention it aloud. What do you think? Did Uderic kill Aki? I don't want to jump to any conclusions. But I do think whatever happened at sea that day, well, it's affecting Uderic right now. Powerfully so. And it could have something to do with that sword. What did you plan to do with the sword? I thought Aki's ghost would want it back. The brother's ghost? Long as I remember, folk have said Uderic's the chosen one. The one the gods speak to. I believed it. Non ha chiuso gli occhi. Considering certain things, I think he's just haunted. Oppure mai matto. And it's his dead brother that's haunting him. So you believe Aki's getting his revenge? Is Uderic letting die? I talked to Yort. He swears Uderic didn't start hearing voices till after Aki's death. And I don't think Yort's mistaken. He knew both those boys from the cradle. I think we've to give Brokvar to Aki, and he'll leave Uderic alone. Not a bad idea, on condition it's a ghost we're dealing with. Something doesn't add up. What's that? Aki drowned at sea, said so yourself. But the ghost haunts this house. Aki and Uderic both lived here. Maybe that's why. Thanks for your help, Geralt. But I've got to get the sword. Out of the question. I'll get it. Really? Thanks. So I can go see Uderic? No chance. You're weak. Might pass out again along the way. Wait here. We'll go together. Possessione. E non lo so, io al momento ho conosciuto solo Ceres. Come posso dire chi preferisco tra... Arnvald, Birna, Bran, Ceres, Crash, Indar, Melino, Albjorn... Ah, Hjalmar! Cazzo, ma il padre li ha fatti... cioè... Così una cosa, questo è il padre, Dea Grey, cioè ha fatto una donna cazzo, cioè oddio, una bella donna, è il Giga Chad. Questo è un Giga Chad, new. Cioè questo fa tipo, can you feel my pa 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 pa, Giga Chad. GG, oh, cazzuto, veramente bello cazzuto lui. Nah, che schifo. Thank you.
scusa, dove cazzo sta la cantina? Sì. Annaggia, ti temo. A posto. Voilà. That you and Yennefer already met? Things were never cut and dried with Yen. What is it about her? What is it that draws you? Dunno. Maybe it's because I've never chosen comfort and ease. Calm and the quiet. She doesn't like to let you out of her sight. Vabbè, mi vuole bombare pure lì. Already bright out here. Stings the eyes. Onesto. Un po' come quella di Xemnas. The gods won't be pleased. Jarl, our guests, remember? Couldn't help overhearing your conversation. No worries. It's no secret. All in the Isles know Jarl Udalric hears the voices of the gods. These voices you hear. The gods. Their voices. More likely this is somehow related to your dead brother. I told Geralt of Aki. We conclude that... That the gods are angry at you, yet he's the reason. That's why you have to apologize. To Aki himself. I didn't want to. Aki fell in the water. The gods will be angry. Let me help you, and I promise to do everything I can to keep from angering the gods. Heed the Witcher. Ciao, Dark. Make amends to Aki, and you'll surely please the gods. What would you have me do? Remember where Aki fell in the water? Near the Isle's eastern end,
by the mouth of the bay. Current had swept us towards Ulula's Needle. It's a dangerous spot. Treacherous eddies swallow a handful of sailors each year. We need to sail there. Aki's ghost won't rest until Brockvar has returned to his remains. No. No, no, no. The gods, they'll be angry. I feel it. Fear not, Jarl. The gods love you, and they loved Aki. Surely they want this. Well, maybe I can sail there. The sword should be returned. That's what matters. Makes no difference by whose hand. What do I look for? Did Aki have anything that'll help me recognize him? Something he was wearing that could survive all this time? Parere personale. Aspetta. That ought to be enough. I'm off. Parere personale. Siccome sono bloccato con una parte sui megalogiosoli di Peace Walker, pensi che devo rifarla prima di stasera a modo mio? Però dipende, se la vuoi fare prima, ok, se la vuoi fare live è un altro conto, dipende da te. Got a minute? Sad when some... It's not fitting to speak. Mean you don't agree? Bran spent his life, but then Bran... Farewell. Ma posso sapere che spada è? Perché siccome era proprio bella come spada, si poteva anche usare. C'ho dentro il giovedì. E allora farla in off, farla offline con una guida. E stasera, cioè, e poi io, giovedì la porti con la parte già fatta. Oppure usare la guida in live. E sai quante volte ho usato le guide in live? Uff. Cazzo, me ne frega a me. Ah, basta! Dove non osano solo le aquile, c'è l'album di Luke.
Mista Vanyu, appena avuta la missione già fatta. No, no, scusate, Wanyu, stavo leggendo, stavo... Mo vi recupero. Ok, questa... Allora, nella missione di... Dovevate vedere se cambia qualcosa. Finisce per la prima volta, no, finisce sempre, quindi è scriptato. La drone voleva farti un servizio. Mo, mica BC. Dai, non riesco proprio a combattere sotto acqua su questo gioco ancora. È proprio combattere sotto acqua che fa proprio cagare, cioè, se non il gioco. Puoi sempre chiamare Mitch. È un bel war movie con Eastwood, con Richard Burton, Zarconi di mezzo nei messaggi. Ma dietro c'è un divano, è un letto. Mitch Buchanan. Ammazza Zarco. Ci è arrivato solo. Ma ho capito, sì, lo so, io da piccolo ho letteralmente le mani distrutte a fare quella parte. Io volevo riportare Metal Gear Solid, ma costò decisivamente troppo. Ammazza Zarcone, subito, ci è arrivato allora il panzerotto scatenato, mica aveva dubbi. Usain. Tranquillo, non ci sono niente. Sembra tra del Super Saiyan, ma su Mitch subito c'è di Mitch più che something in the darkness. Ok. What is this? The voice has commanded him to poke out his eye. What? Why'd you do it? Such was the will of the gods. A sacrifice for Aki. When did the gods speak to you? Right after I left? Shortly after. Sleep came over me, so I lay down. 'Twas then they revealed their will to me. You always asleep when they speak to you? Always. What do you see then? Do they try to summon you anywhere specific? My old home. They command me to light torches and speak from the shadows. What did the gods want? Exactly. Do you remember? Pamela Anderson. They were angry. A voice said, "You vile wretch. You didn't help Aki, and now you failed to sail out to beg his forgiveness. Poke out your eye, sucker.
and regret the evil you've wrought. The gods always demand you offer them your suffering. Only that pleases them, so they ask for more and more. The gods speak from the shadows, you said. Is that why you don't allow any lights in here? In my dreams, at times I see their form, when the torches burn bright. To see the gods is a great honor. Maybe with more light in your house, you'd see them when you're awake as well. Lesser men are unworthy. They cannot gaze upon their faces. I returned the sword, and nothing's changed. It's not his brother's ghost that haunts him, tortures him. What's wrong with him? Can we talk somewhere in private? Bad person happens. Come. Well, know what it is? It's a hive. Boh, secondo come vuoi fare tu, Dark? Cioè, se ti senti che vuoi saltare e fare, cioè, dipende sempre da come ti senti tu, capito? Ciao Sherlocky. Dipende sempre da come ti senti tu, Dark. Se lo vuoi saltare, salta. Se lo vuoi fare, fallo. Capito? Tu sei comunque il proprietario. Ma da chi ti dico di parlare di me? Io purtroppo, cioè, di Metal Gear ho giocato solo il primo. Dovresti chiedere forse a qualcuno più esperto. Però per dire, tipo, se a te va bene che salti uno, che... Okay. Aspetta, che... Allora, siccome so che il 4 è il quinto, quindi il terzo di Big Boss. Non lo so. Cioè, io più che altro Dark ho giocato solo il primo. Witcher's bestiaries say you have to spend a night in the Heim's lair with the affected individual. The haunted house, you mean? It's hardly cozy, but... Appena posso, sì, cioè a quando l'economia mi dirà di... Shadows show itself. Can't hurt it otherwise. And it's sure to give as good as it gets. You've seen Udelric. It won't be an easy fight. What's this other way? They say a Heim can be tricked. PS, purtroppo, non ho il PC. Then it'll move on to you as its new victim. When it realizes it's been tricked, it'll be forced to leave. Great. Let's try it. Don't know anyone who's pulled it off. Maybe no one's thought of a trick that was good enough. I know you're doubtful, but we should at least try to find a way to trick them in. Might not be as simple as it seems. Besides, neither method's perfect. What do you mean? Udelric might not survive an entire night in the Heim's lair. You think the Heim... would it try to kill Udelric? No, that would mean losing its host. But Udelric could just expire. He's weak, and the house will summon painful memories. Whereas to the Heim, that'll be an opportunity. Sì. Puoi fare Wisebot, Seribot e altre cose.
tranne ovviamente gli alert e i sound. The Heim's a demon, and demons are notoriously hard to fool. Plus, a trickster can't know it's a trick. What? The Heim attacks those who have a guilty conscience, truly believe they committed a foul deed. The Heim strengthens their... No, non ho alert. Non ho alert, zero. Cioè, ho solo gli STO attivati e il bot, basta. Yes. So, for this to work, if either of us has an idea, we can't tell the other one about it. Exactly. Both methods seem risky, but I still think we should try the trick. Don't know that I'm convinced. Just please don't tell me you have to consult Yennefer on such things as well. If we fail to think of anything, we can always try the Witcher's way. Sì, sì, per tramite il messaggio in chat. What is it with you and Yennefer? Mentioned her several times already. Nothing. I've just noticed that you're often of one mind. Saying I'm henpecked. Not that you're especially different. Seems to happen to all men. Take a rowdy Skelliger, a brave knight, or a tough witcher. You all end up wrapped around some woman's finger. I see. So to prove you wrong, I gotta do what you say now? As long as my name's not Yennefer, no one will call you Henpeck for that. And remember, if we can't think of a good trick, we can still do it. Ma questa voleva bombare, palese. Let's try to trick the Heim. Good decision. Haunted house, the Heim's lair. Only place where anything like this could work. After you, then. No reason to delay. No reason to delay. Siri. No, it's impossible. Damn it. Looking to discourage me? Good. Means you're scared. Ha paura il bastardo, eh? Shattered. Ulrich must have been scared of seeing the creature just behind him. Seris, mi si fa cacca e so. Come up with anything? Yes, I have a plan. One that just might work. Can I get any details? You've got to wait for me here. I will. Anything else? Said yourself, you can't know the details. So no, nothing else. You simply got to trust me. Ma io non posso fidarmi di lei, metto che muore. Che faccio? Mi fido o non mi fido? Mi fido o non mi fido? Asking me to put my life at risk. Udelric's life at risk. I can't do that. I prefer Witcher's methods, tried and true. I see. If something were to go wrong, it's true. So be it. Let's get Udelric.
But you'll have to tell him what this Witcher's method's about. No reason to wait. Boh, raga, io non voglio, cioè, mettere in pericolo le... Mi dispiacerebbe tantissimo. Voice is that of a hind. Good news is we can def- And the bad? We gotta survive a night in its lair. No, no, no. There's no sense in going if you don't stay calm. Jarl, the Witcher is right. We need to prepare the house first. And then? Then you just need- Fear no- Wait here a moment. La 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 la. Will that suit you? Should do. Watch your strut. What is it you wish? On? Comunque si vede la melmanina, le cose, cioè si vede proprio. Geralt, un due spade, una balestra, non sentirne il peso, ma onesto. Sei pronto? So, ready? Excalibur's always ready. To defeat his foes, or fall in battle trying. Only one to fall today will be the Hind. Need I prepare? What will happen? Vabbè, glielo spiego. I'll light the torches in the main room. That and your presence will enrage the Hind eventually. It'll show. That'll be my chance to hurt it. For me? What am I to do? Just hold out. It'll whisper to you, tell you to do things. Could be more intense than usual. Definitely won't try to kill you, though. I'll keep it together. I'll try. That's great. But if it's not enough, if the Hind starts to get to you, I'll use a sign that'll calm you down. So be it. Shall we start? Let's start. Think pleasant thoughts. Don't let the Hind drag you into guilt. And pray to your gods I'm not wrong. Ma un so' cacazzotto. Help me.
This won't work. Come si calma? Listen carefully. I gotta go downstairs. Finish off the Heim before it regenerates. Don't move. Eccola. Sono ombra. Oh cavolo, ma rischio spoiler qui, me ne stavo scordando. Guarda, me è impossibile metterne troppe, non ho capito qui ci te. Esatto, Dark. Esattamente questo. What's happening? My head's spinning. I'm spinning in a maelstrom. Kurt, you said it was over. That's just fatigue. In time his mind will return to normal. What? What will I do now? You're disoriented. Don't worry, it'll pass. I feel as if someone's torn something from me. That's normal. The Heim was a parasite. Bonds between parasites and hosts can be strong. That's why you feel empty now. Give it a few days, weeks, you'll be fine. Thank you. I think. Farewell. Go with him. He seems confused. Good idea. Then what? What are your plans? I'll stay a few days, make sure he's healthy. And you? Gonna stay on Speaker Rock? Don't know yet. Gotta gather my thoughts. I'm sure Yennefer must be grown impatient. Thought we already discussed that. We did. Farewell, Witcher. Favorable winds and following seas to you. To you too. So long. Ok, adesso c'è il signore di Undvik. Però, sì, c'è già deserto. Ceres, secondo me, voleva qualcosa da Geralt. Secondo me. Ma, vabbè, cosa voleva? Aspetta, però qua c'è... A caso. Ma donna giusto cos qui ma sci tipo al pomo ma fai tu sta stra sì perché non giusto qua che na barco port si sta. Ok, ora che siamo a livello 21
proporre che la prossima volta noi facciamo il Beone di Oxenfurt. È il fantasma di Elberg. Così. Giusto per... Prendiamo il trimone. Cazzo. Stasera, no, io ho mangiato già ieri, quindi oggi mangio a casa. Dividere i sini quando ti sottacco, quando sono in gruppo, quando sono tenibili. Ne affrontate prima, almeno due o tre. Poi dopo, ptum, ptum, ptum. Penso che possiamo salvare qua. Vediamo se sto... Ma quanto tempo ne lo faccio un bel po'. Allora... Stavo pensando...
Devo ricambiare, è vero. Però... Ah, vi ho frecati, perché facendo così non ho detto che facevo il raid. Sì, ormai Wanyu, ho scoperto questa nuova tattica. Non dico che faccio il raid, lo attivo direttamente. Così non scappa nessuno. Ah, Wanyu, ricordo di Gigiolion Kennedy, dal Gigiolone. Noi direi che ci dovremmo vedere sabato con The Witcher, senza troppi intenti, dovesse essere in toppi. E niente, ringrazio Ulisse, ringrazio Sora, ringrazio Sherlocky, ringrazio i nerd sbagliati per la sub, Sharin per il follow, Sora per il raid, Bomber per il follow, ringrazio tutti quanti, ci becchiamo sabato, siete bellissimi e stupendi, ciao belli.